Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima puntata di questo TG della settimana, cioè il TG che riassume tutte le notizie della settimana e anche di stamattina ci sono grandi novità, ma anche delle previsioni per questo weekend che comincerà da stasera e sarà un grande weekend lungo perché ci saranno anche le feste natalizie. E quindi vi auguro già un buon Natale a tutti voi e passatelo bene, mi raccomando, da tutti i ascoltatori web radio di Audiovisione d'Est e Radio Nostra Radio. Ma intanto vi ricordo già che non vi do subito un buon anno, ma ve lo farò nelle prossime puntate della prossima settimana. Cioè, giovedì e venerdì ci sarò, prossimo, ok? Non è che non ci sono, ci sarò. Ma intanto, vi riassumo alcune notizie della nostra regione. Andiamo a vedere le prime molto importanti, come questa, quella di Udine, la morte di Alice Bros a 16 anni, vi ricordate? Beh, arrestato lo spacciatore era un afgano di 24 anni. Ci sono delle richieste. Delle richieste delle slot lotte scommesse in un anno in Friuli e Venezia Giulia hanno bruciato oltre 1,5 miliardi di euro. Pensate un po' voi che roba assurda, una rovina. Autovie, promessa di Pedriga, terza corsia pronta prima dell'estate 2020. Le ferite del maltempo la porta di rialzarsi delle canzoni scritte dagli studenti di Cloud. A Udine un genitore su quattro non paga la mensa delle scuole comunali. Nel caso anziani riconoscono il finto avvocato, è stato arrestato. Ha paura a Ronchis, bruciano le pentole, casa in fiamme, anziana intossicata e quattro alloggi sgomberati. La lettera di Natale? I preti di frontiera dicono dalla parte degli invisibili contro ogni discriminazione. Andiamo a vedere altre notizie. Il caso, cioè la Cerignola per la truffa della legna, scoperti gli truffatori. Autostrada, la nebbia, incidenti, traffico intenso in A4. Business e musica e business. Progetto del Live dell'estate 2018 a Lignano, un giro d'affari di quasi 10 milioni e 60 mila presenze. Frecce Tricolori, il pilota friulano Stefano Vit promosso come capo formazione della FAM. Bene. Notizie sui vitalizi, la regione prepara una legge anti-privilegi. Alluminiacco, canna fumare in fiamme, casa inagibile. Lutto di Lignano all'addio alla Sirling Bocuse, la pioniera del turismo. Altre notizie arrivano dalla nostra economia: manovra pensionati immobilitati contro gli annunci tagli alla rivalutazione. Andiamo a vedere invece altre notizie sul caso degli aumenti della tassa dei rifiuti via il porta a porta con gli ispettori urbani. Il 2019 è un anno di novità per il settore dei rifiuti in città. Nell'ultimo trimestre dell'anno su 10.000 utenze dovranno modificare le loro abitudini. Cronaca, spillavano soldi e gioielli, fingevano incidenti, in carcere uno fake agente, un avvocato, come dicevo prima. Ben due sono state le truffe accertate e a danno di due anziane friulane, arrestato dalla polizia di Udine e Napoli, un 28enne. Notizie di cronaca, il liceale vince la battaglia, non si farà la centralina sull'alberone. Il comitato del capitano dell'Aran Cosentino aveva lanciato una petizione per preservare il fiume,
ma a mobilitazione avevano aderito la Lega Ambiente e la Greenpeace. Altre notizie in particolare non ce ne sono. E allora prepariamoci perché il meteo sarà ricco, ricco, ricco di novità e di notizie per queste ponte natalizio. Andiamo a vedere. Chiaramente dopo la tromba si prevedono e si leggono, veramente si illustrano le notizie di queste previsioni del tempo natalizie. Situazione generale: un anticiclone sul Mediterraneo occidentale e una depressione dall'Inghilterra e alla Scandinavia faranno affluire sul nord Italia correnti occidentali umide. Andiamo a vedere il tempo per domani. Allora, cielo che sarà per domani un poco nuvoloso sulle Alpi e a ovest, invece variabile o nuvoloso verso sud-est, foschie dalla costa alle prealpi, ma anche possibili nebbie, specie di notte, sul Carso e a Trieste possibili piovigini, vento moderato da ovest in quota. Infatti la bollettina di vigilanza di Mercato 3 nella parte della pianura e anche nella costa perché ci saranno le nebbie questa notte. Le temperature in pianura si prevedranno per domani da 0 a più 3 gradi, le massime da 6 a 8 gradi, in costa le minime da 4 a 7 gradi, le massime da 7 a 9 gradi. Andiamo a vedere, scusate, 1000 metri, 0 gradi, in 2 metri più 4 gradi la media. Vediamo il tempo per domani, dopodomani, domenica 23 dicembre. Sarà un cielo al mattino sereno o poco nuvoloso. In giornata però aumento di nuvolosità nel passaggio di velature che a tratti potranno mascherare il sole. Probabili nebbie di notte. Le temperature saranno minime da 0 a 4 gradi in pianura e in costa invece le minime da 4 a 7 gradi. In pianura e costa le massime saranno da 9 a 11 gradi. In millimetri 5 gradi, 2 metri 0 gradi la media. Vediamo il tempo per la vigilia di Natale. Tendenza del lunedì 24 dicembre. Al mattino nuvoloso con neve estese in pianura. Sulle creste alpine non è esclusa qualche debole e breve nevicata. In montagna nuvolosità variabile, con rapido miglioramento in serata, quando potrà soffiare un po' di bora a Trieste. E vento da nord in pianura. In quota soffierà vento moderato e a nord-ovest con raffiche di fun in serata. Le versioni al mattino con zero termico su 2000 metri circa in transito calo dalla sera. Le temperature in pianura si prevederanno da 0 a 4 gradi, le massime da 6 a 10 gradi. In costa le minime da 4 a 7 gradi, le massime da 8 a 11 gradi. I millimetri 3 gradi soli, 2000 metri 0 gradi. E andiamo a vedere il tempo per il Natale. Cioè, tendenza per martedì 25 dicembre, sarà un cielo in genere poco nuvoloso per velature. Più freddo in montagna, con zero termico nei 1300 metri circa, in risalita della sera. Le temperature in pianura si prevedranno minime da meno 3 a più 1 grado, e in costa le minime da più 1 a 4 gradi. In pianura e costa le massime saranno da 7 a 10 gradi. In millimetri 0 gradi, 2 metri meno 4 gradi la media. Bene, mi pare di non aver dimenticato nulla. Vi ringrazio veramente per l'ascolto, per la buona volontà di aver ascoltato un regionale TG dal nord-est come siamo noi da Udine e collegati da Roma, a Nord-est, Radio e tutte le collaborazioni con tutti voi. Vi auguro un felice Natale a tutti voi, passatelo bene con famiglie e altri, o amici, o parenti, e quindi passatele bene, 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 bene. Vi ringrazio veramente per l'ascolto, come dicevo all'inizio, gli auguri di buon anno li farò prossimamente, nei prossimi giorni, quindi giovedì o venerdì, vedremo come saremo messi. E vi ringrazio veramente per l'ascolto. Grazie a voi. Buon Natale da Udine. È tutto.
mandi mandi e non mangiate troppo. Ciao ciao.